Amici, buongiorno. Vi volevo dire, dopo un anno che io e Claudio abbiamo cercato di salvare Madonna di Loreto, si è aperto un nuovo scenario. Diciamo che adesso il parroco in questione va via e arriva un nuovo parroco. In tanti dicevano: sì, vi diamo una mano anche noi, parleremo anche noi. Adesso, se ci sta qualcuno di buona volontà, che vuole salvare quell'antica chiesetta, si faccia avanti e ci dia una mano. Noi diciamo siamo sempre disponibili, però adesso per ottenere questo risultato ci vuole l'aiuto del popolo, solo del popolo, perché è inutile che andiamo soli e Claudio, perché non otterremo mai nulla. Io ho visto quella chiesetta un paio di giorni fa, sono stato sul posto. E adesso è proprio si sta finendo di spaccare lateralmente, tutti i rovi sono saliti su e chiaramente bucheranno anche il cemento e andranno a finire sugli affreschi e si finirà di rovinare. Noi non abbiamo potuto fare niente. C'è anche un caro amico si è messo a disposizione e mi ha dato una piantina della zona di Ranna, perché lui insisteva a dirmi che la chiesetta non è di proprietà di Santa Maria. Ebbene, o sicuramente avrà un proprietario, oppure la situazione è un poco strana. Eccola qua. Ci sono le particelle e tutto. Però si dovrebbe vedere tramite il comune a chi è intestata. Parliamo noi, ci vuole un'amicizia per queste cose qua, perché non te le fanno vedere. E a salvare si potrebbe anche fare, però no a chiacchiere, a fatti. Noi abbiamo fatto i fatti. Guardate, cioè io mi meraviglio vedere piccoli paesi, come funzionano le cose e le amministrazioni subito come aiutano, subito, perché chiaramente loro ci tengono ai loro beni e alle loro storie. Non capisco come mai un paese di 40.000 abitanti non funziona niente, o tanto poco quanto niente. Il problema è che non c'è volontà di fare le cose, si pensa ben altro. Io non voglio incolpare amministrazioni, no, io sono uno che dice quello che pensa. Può piacere, oppure no, io lo dico sempre. Vabbè, io ho lanciato solamente questo messaggio, diciamo, per farvi capire più che altro, diciamo, la questione principale di Madonna di Loreto. Ripeto, se qualcuno è di buona volontà, ci dia una mano. Grazie.